Marco Carifano, l'importanza della tradizione della canzone romana e soprattutto della nuova canzone romana con questo festival giunto alla 10ª edizione. Io questo festival sto aspettando che cresca anno dopo anno per poter entrarci dentro a far parte in maniera più attiva. Spero che questo sia una cosa buona, insomma. Perché è un festival che si spegne subito dopo che è nato. Ha bisogno di qualche cosa, ha bisogno di rinforzi, ha bisogno di supporti, ha bisogno di spinte, ha bisogno di gente che lo tenga in piedi. Ecco, questo è quello che vorrei io. Ma vediamo. Ecco, secondo te qual è lo stato di salute della nuova canzone romana? Ma lo stato di salute della nuova canzone romana resterà sempre un po' così finché non ci libereremo di tutte le vecchie tradizioni romane, dei gorgheggi, prima di altre cose. Perché staremo lì con quelli che gorgheggiano, noi saremo sempre al palo. Pino Daniele ha stravolto la canzone napoletana ed ha aperto la strada a tantissimi altri giovani, e la canzone napoletana è stata ripresolita più che mai. Noi siamo ancora dietro, molto dietro, perché io non basto io a voltare pagina con Siamo gente in borgata, Pio mio, tutte le canzoni dell'ultima viva via e non finisco più di nominarle. E tutte canzoni di successo nazionale, non romano, perché io ho fatto canzoni. Le canzoni mie sono andate al di fuori della giornata. Ci vuole qualcun altro, e io non mi stancherò mai di dirlo, lo dico a Fabrizio, ci vuole qualcuno che faccia piazza pulita, volti pagina definitivamente come l'ho voltata io al dialetto romano, e ricominci da capo, perché no? Da capo, tanto ci vogliono 2 anni di buona semina per un raccolto strepitoso. Milano Miconi, l'importanza di promuovere e diffondere la nuova canzone romana, sicuramente con questo festival giunto alla 10ª edizione, è importante. Perché? Ma è importante perché la musica fa parte di noi, la musica come tante altre forme di spettacolo, quindi credo sia necessario continuare questa cosa, far conoscere nuovi talenti, e quindi credo sia importantissimo anche per i giovani. Ecco, tu che sei una notissima showgirl a livello nazionale, secondo te qual è lo stato di salute proprio della canzone romana? Ma io dico che sta benissimo, gode di ottima salute la canzone romana, la canzone italiana, tutto, insomma. Però c'è sempre bisogno di promuoverla, penso. Sì, come tutte le cose, hanno bisogno di pubblicità, se no non come fai a farti conoscere. Presidente, è importante promuovere la nuova canzone romana e con questo festival giunto alla 10ª edizione penso sia fatta la cosa migliore. Non importante, è doveroso, guai a dimenticare le tradizioni importanti della canzone romana. E questa edizione, tra l'altro, dimostra che stiamo portando avanti anche un'azione qualitativamente importante. Quindi si sta migliorando anno dopo anno. Cioè, Cugini Campagna, chiediamo un po' qual è lo stato di salute, secondo loro, della nuova canzone romana. È bellissimo, anche perché... Io, scusa, allontano un attimino perché poi gli risponderemo come facciamo noi. Certo. Noi di solito rispondiamo a cappella. E la cosa migliore qual è? L'attualizzazione di questa... di questo dialetto, di questa lingua romanesca. Ma già attualizzata, perché tutte le sere c'è un'imitazione che fanno su di noi con questa cosina. Tanto per... tanto per cantare, tanto per sognare, tanto per cantare, tanto per sognare, tanto per cantare. Sognare.